Quante volte vi è capitato di vedere gli occhi di chi ha perso tutto? Beh, a me capitò in quella stazione, su quel binario, il numero 6. Era inverno, la banchina era semivuota, solo io e lui, ad aspettare lo stesso treno. Destinazione? Kyoto. Mi colpì il suo volto. Non era la prima volta che lo vedevo. In strada, in TV, chi lo sa. Con lui aveva un mantello nero, una piccola valigia e un Pokémon appresso. Nulla in eccesso, l'essenziale per viaggiare. Il suo sguardo, quel turbinio di emozioni che scaturì, quasi mi lasciò impietrito. Era uno sguardo cattivo, crudele. Lo sguardo di chi ha visto tanto, fatto soffrire e sofferto troppo. Anche i criminali hanno un cuore. Lo difendono con talmente tanto odio che sembra non ce l'abbiano. Ma quando crolla tutto, quando vieni rinnegato come padre, beh, può aver fatto tutto il male del mondo. Ma non sfuggirai alle lacrime. E lui di lacrime ne versò tante. Troppe su quella banchina, consapevole di lasciare indietro tutto. Eppure, quell'uomo sapeva dove andare, cosa fare. Bramava a riconquistare la gloria perduta. E poteva farlo solo a Kyoto. Le porte del treno si aprirono. L'uomo salì sul treno insieme a me. Passammo tutto il tempo nello stesso vagone. Ci parlai. Sembrava una brava persona. Il suo Persian continuava a farmi le fusa. Se non accetti la sconfitta non farai mai progressi. Starò da solo perché un giorno ricostituirò un'organizzazione ancora più grande. Ma di che cosa stai parlando? Tutta questa gente è...